Amici di Calcio Passo 2, parliamo di Genoa, un Genoa ormai ridotto veramente ai piedi di Dio, penultimo in classifica che naufraga ieri a Parma sotto i colpi di Cornelius che segna addirittura una tripletta, credo che non avesse mai segnato una tripletta forse nella sua vita, ma sicuramente non in Italia, ma credo manco una doppietta. E quindi si attende per questa sera il comunicato dell'esonero ufficiale di Andrea Zoli, che era soltanto un'agonia rimandata perché comunque erano almeno un paio di settimane che aveva una conferma a tempo, sperando che poi potesse quantomeno dare una scossa alla squadra e vedere quantomeno un atteggiamento diverso in campo, mentre invece un Genoa proprio svagato, un Genoa che si perde il pallone. Diciamo che almeno tre dei 5 gol presi se li sono quasi fatti da soli. L'ultimo è emblematico, quello insomma di Kulusevski, e per cui sembra che il nuovo tecnico, e questa è una sorpresa perché comunque era un nome che non era mai stato fatto, l'ex calciatore di Genoa, Inter, Paris Saint-Germain e della nazionale Thiago Motta, è prossimo a sedersi sulla panchina del Genoa. Ha già incontrato Preziosi, molto probabilmente domani già comanderà insomma il primo allenamento della squadra. Quindi Andrea Zoli si attende appunto l'esonero in serata e staremo a vedere, perché tra l'altro io non lo conosco come allenatore, sinceramente. So che non c'ha manco il patentino, quindi probabilmente dovranno prendere un Murgita o qualcun altro del settore giovanile e metterlo in panchina vicino a lui. Staremo a vedere se, per come lo ricordo io centrocampista, se è un cane, perché quello era un cane di centrocampista. Io non so veramente come sia potuto arrivare fino in nazionale un giocatore così scarso. A me è sempre stato sulle palle Thiago Motta, però posso riconoscergli sicuramente che è un calciatore che a livello di spogliatoio comunque si faceva sentire, era un leader anche dell'Inter del triplete, e per cui presumo che sia un leader anche all'interno dello spogliatoio come allenatore, perché in questo momento più che uno che faccia giocare a calcio il Genoa serve uno che lo ricompatta, uno che gli ridia autostima ai calciatori, perché il Genoa quest'anno era una squadra che io avevo additato come, insieme al Cagliari, come una squadra che poteva anche fare un percorso di avvicinamento all'Europa League. Poi si è stata più bastonate su bastonate, forse l'unica partita decente l'ha fatta con la Roma all'Olimpico. Non mi era dispiaciuto nemmeno col Milan, sinceramente quella partita l'avevo vista, e però effettivamente poi quando i risultati non arrivano e non arriva nemmeno uno scossone nell'ambiente, gioco forza e mandar via l'allenatore. Scrivete sotto che cosa ne pensate di Thiago Motta. Personalmente, ripeto, secondo me è l'uomo giusto in questo momento per ricompattare l'ambiente. Come allenatore lo vedremo, come giocatore a me proprio qua sta. Un saluto e sempre, Calcio Paccio 2.